a tutti. Ringrazio sempre noi Frammenti di Siena per l'ospitalità e oggi tra i miei libri sparsi vi parlerò di Come un respiro di Ferzan Ospetek, edito da Mondadori Strade Blu. E non c'è bisogno di presentare Ferzan Ospetek, credo che voi tutti lo conosciate. Io ho avuto la fortuna di scoprire questo fantastico regista, che forse è il mio preferito, una sera al Cinema Pendola, quando andai a vedere questo film, Bagno Turco, Hamam, e era un film un po' strano, un po' d'autore, e l'autore tra l'altro era sconosciuto perché ancora non aveva fatto Le Fate Ignoranti, non aveva avuto ancora tutto questo gran successo. Però rimasi folgorato da questo film e da Istanbul, che io non conoscevo. Ebbene, questo libro, Come un respiro, si svolge a Roma e anche a Istanbul e richiama tantissimo il film. Ora vi spiego perché. Allora, innanzitutto la vicenda di Come un respiro prende l'avvio a Roma, al quartiere Testaccio, una domenica mattina quando i due padroni di casa, Giovanna e Sergio, stanno aspettando gli ospiti per il pranzo della domenica. Quindi avranno a casa altre quattro persone, altre due coppie di amici. Bene, questo per chi ha visto i film di Ospetek dice tanto, richiama un po' il suo cinema. Infatti queste tavole imbandite, questi pranzi tra amici sono una cifra caratteristica del cinema di Ospetek. Difatti la vicenda avviene intorno alla tavola, intorno a questo pranzo della domenica. Cosa succede di particolare? La cosa strana che dà l'avvio alla vicenda e alla narrazione. Che poco prima dell'inizio del pranzo suona alla porta una donna anziana che scopriamo essere questa Elsa, che arriva da Istanbul. Ora, io non vi voglio raccontare niente della trama, però Elsa dice che aveva abitato in questa casa e ovviamente suscita la curiosità dei nuovi padroni di casa. E da lì inizia la narrazione della vita. Elsa si mette a raccontare tutta la sua vita. Il libro è intervallato da il racconto che Elsa fa ai suoi ospiti, nel senso che la ospitano, e da lettere che Elsa ha scritto alla sorella, perché Elsa era fuggita da Roma e era andata ad Istanbul. Ed è esattamente la vicenda che era sottesa alla narrazione di Bagno Turco Hamam. Se ricordate, qui il protagonista riceve una telefonata in cui viene avvertito che la sua zia a Istanbul, la sorella di sua mamma, è morta e gli lascia in eredità un bagno turco, una mamma. Per cui lui parte da Roma, va a Istanbul e scopre Istanbul e scopre questo Hamam. Anche nel film ci sono le lettere che la sorella ha scritto alla sorella che era rimasta a Roma, quindi c'è una fuga. Ci sono tante, veramente tante cose in comune. Addirittura uno dei protagonisti, Mehmet, del Bagno Turco, lo ritroviamo anche con lo stesso nome anche qui. Ci sono anche gli oggetti di scena che sono simili agli oggetti che vediamo descritti, che leggiamo descritti nel libro. È pazzesco, vanno proprio in parallelo. Io vi consiglio di leggerlo e riguardare il film. Protagonista assoluta, Istanbul, una città del cuore, una città che secondo me è un luogo metafisico, un luogo della nostra anima. Ognuno di noi ha un luogo così, e Istanbul è il luogo dell'incontro tra le culture, tra l'Oriente e l'Occidente, un luogo di passaggio. Nella poetica di Ospetek, probabilmente Roma è la seconda madre, e questo parallelismo tra le due sorelle, la sorella che rimane a Roma e la sorella che fugge ad Istanbul, è quasi una metafora dell'impero romano, che ha la sua sorella, il suo fratello nell'impero
bizantino, cioè la capitale che da Roma fugge a Costantinopoli. E questo dualismo tra Istanbul e Roma è un po' il dualismo che c'è tra le due sorelle del libro e le due sorelle del film. E vi leggo un brano del libro per dirvi quanto poi sono simili. Ho un annuncio da fare. Presto la mia vita cambierà ancora una volta. Sto per mettermi in affari. Hai presente la mamma di quartiere di cui ti ho scritto qualche tempo fa? Ebbene, l'ho comprato. Ho scoperto che era in vendita passandoci davanti e ho pensato che fosse un segno del destino. Un altro. Tutti i miei amici sono convinti che sia un'idea folle. Nessuna donna ha mai gestito una mamma, mi ripetono in coro scandalizzati. È un'attività equivoca, non è adatta a una signora. Ma più mi scoraggiano e più mi viene voglia di buttarmi in questo progetto. Sarebbe la prima volta che realizzerei qualcosa di totalmente mio. E poi, da quando sono a Istanbul, ho sempre sognato di avere una mamma. Tra pochi giorni firmerò tutte le carte. Beh, non vi ho detto niente poi di come va avanti la storia, per cui vi deve venire assolutamente la curiosità. Poi, se vi piacciono i film di Özpetek, vi consiglio tutti i suoi libri, tra cui questo qui, credo un po' autobiografico, Sei la mia vita, e quest'altro bellissimo, anche questo dedicato a Istanbul, Rosso Istanbul. Vi auguro una buona settimana e una buona lettura. Ciao a tutti!